Salve amici da Alberto Fiano e benvenuti con l'immancabile appuntamento qui su Radio Roma Sport con il punto sulla Roma. Dopo ogni partita della Roma appunto andiamo ad analizzare ciò che è successo. Che dire, Roma Atletico Madrid 0-0. Incontravamo una delle squadre che è una realtà grande del calcio europeo e del calcio spagnolo, non a caso è l'antagonista e principale acerrima rivale del Real Madrid e del Barcellona. È la squadra che ha fatto negli ultimi 3 anni 2 finali di Champions League, perse contro i cugini della casa Blancos del Real, con tanta sfortuna e qualche decisione arbitrale un po', come dire, discutibile. Quindi peggior avversario non poteva esserci. Il ciolismo è una filosofia ormai ben nota in tutta Europa. E la Roma l'affronta con grande spirito di orgoglio e sacrificio, però l'inizio è molto balbettante dell'11 di Francesco, contratta e intimorita, forse avverte troppo la tensione e l'importanza di questo big match nella massima competizione europea, o anche meglio mondiale, perché la Champions, si sa, è la competizione più importante per club al mondo. I primi 20 minuti la Roma non riesce a imbastire un'azione che si possa tale definire, è tutta rintanata nella sua metà campo, perché l'Atletico la costringe ad essere così. L'11 di Simeone attua un pressing molto molto aggressivo, con spazi strettissimi e raddoppi di marcatura soventi, quindi per la Roma è veramente dura. Poi dopo diciamo la metà del primo tempo la Roma comincia un po' a sciogliersi, come a carburare, come a prendere un po' più di fiducia, come ecco, se avesse un effetto diesel nelle sue gambe, nella sua testa, e tesse anche qualche buona trama di gioco, portando qualche pericolo, qualche preoccupazione nell'area dei colchoneros e all'estremo difensore Oblak, uno schema su punizione dove poi da questi, ecco, Nainggolan arriva al tiro, Oblak per poco fa una papera, però compie anche poi una buona parata nel tiro angolato del belga della Roma. Sempre nel primo tempo da segnalare comunque un provvidenziale salvataggio di Manolas, quest'oggi veramente a grandi livelli, soprattutto nella prima parte di gioco, quando la Roma soffriva appunto, dicevamo, sul tiro di Koke, Tapino ormai a botta sicura, il greco in spaccata salva sulla linea. Nella ripresa invece invece ci pensa il portiere brasiliano Alisson, che compie 4-5 interventi davvero fenomenali da ragno nero, visto anche la divisa che oggi indossava. Ha ricordato il leggendario Yashin, e quindi veramente monumentale sotto, in 4-5 occasioni che hanno salvato la Roma dalla capitolazione. La Roma ha accusato poi il solito calo atletico nella ripresa, infatti dal 60-65esimo in poi gli ultimi 25 di gioco la Roma stava sulle gambe, fiato corto, arrivava spesso seconda sulla palla, e quindi sono stati di una sofferenza unica. Non riesce la Roma a far male, ha grandi difficoltà di far male all'avversario. Forse non era questa la serata, visto che l'Atletico Madrid ha una come dire, attitudine difensiva che mette in difficoltà anche i fenomeni del Barça o del Real quando li incontra. Però insomma è ora che la Roma cominci a fare di più anche in zona offensiva. Tutti ci auguriamo che col prossimo, come dire, con la prossima entrata di Schick, a cui mandiamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione, ciò possa essere possibile, perché le partite si vincono facendo i gol ovviamente. Per il resto, che da segnalare che la squadra anche questa volta ha mostrato comunque carattere, grinta,
spirito di orgoglio, di sacrificio, ed è un punto importante, un punto che fa morale, perché iniziare la massima competizione europea con una sconfitta magari poteva incidere sul, appunto, sulla testa e sull'umore dei giocatori. Così non ha vinto, perché ovviamente sarebbe stato chiedere troppo, però già che contro questa squadra, che pure dispone di grandi attaccanti, vedi Gamero, vedi Correa, vedi Griezmann, Ferreira, Carrasco, quindi sono nomi importanti del panorama calcistico europeo come terminali offensivi, la Roma è riuscita comunque, pur ovviamente soffrendo, ma questo era preventivabile, a non prendere gol, a mantenere la sua porta inviolata. Ripetiamo, grazie soprattutto alla ottima prestazione del portiere brasiliano Alisson. Comunque è un punto che fa morale. Ora la Roma dovrà affrontare in campionato, nel giro di 8 giorni, 3 gare importanti, 3 gare che comunque la potrebbero portare a fare un balzo in classifica, perché sulla carta potrebbero essere 9 punti, 2 le affronta in casa, si inizia sabato 16 con Roma-Verona, poi abbiamo il mercoledì 20 l'anticipo delle 18 del turno infrasettimanale Benevento-Roma, per poi chiudere con sabato 23 ore 15 sempre allo Stadio Olimpico con Roma-Udinese. Quindi confidando anche nei rientri un po' di Schick, un po' di Florenzi, ovvio, sia pure anche in modo graduale, ma sono sempre rientri importanti, giocatori che poi potranno dare un grosso contributo alla causa. Speriamo, ecco, che la Roma vada a fare questi 9 punti che poi le consentirebbero anche di affrontare col giusto entusiasmo, la giusta serenità e anche, perché no, concentrazione, la trasferta di Karabakh di mercoledì 27 settembre, compleanno del di Francesco Totti, non dimentichiamolo, dove si potrebbe andare a vincere anche in questa seconda partita di Champions contro un avversario che oggi ne ha presi 6 allo Stamford Bridge dai Blues di Antonio Conte, ma quella data è ancora lontana. Pensiamo partita per partita, ora a testa solamente al Verona, perché sia pure sulla carta sono abbordabili, però nel calcio niente è facile, nessuno ti regala nulla, e quindi qualsiasi cosa te la devi sudare, conquistare e andare in campo con la giusta concentrazione, giusta ferocia agonistica, perché altrimenti poi si rischia di complicare anche le partite che potrebbero essere facili. Comunque buona Roma, il punto è buono soprattutto per il morale. Poi bisogna sottolineare il gesto di intelligenza e di umiltà di Di Francesco, che vedendo la sua squadra molto in difficoltà ha snaturato un po' il suo credo con la linea difensiva a 4 e l'ha messa anche a 5 perché ha inserito Fazio, e quindi quando la Roma soprattutto era schiacciata era un 5-3-2 con Fazio leggermente di poco staccato rispetto a Manolas e Guaiesus, con Bruno Perez e Kolarov sempre esterni, i tre di centrocampo, De Rossi, Nainggolan e Strootman, poi Pellegrini perché Nainggolan è uscito per far posto appunto al giovane centrocampista under 21 e anche nazionale maggiore, si temeva qualcosa per Nainggolan perché aveva del ghiaccio sul quadricipite, però per fortuna pare solo crampi, quindi nulla di che, e appunto finendo poi con il tandem d'attacco con Dzeko e Perotti. Quindi veramente il mister Di Francesco ha dimostrato intelligenza e umiltà, doti importanti per un allenatore e anche per una squadra. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento ai prossimi dopo partita per un impegno della Roma, ovviamente a cominciare poi da sabato 16 nel post partita di Roma-Verona. E mando un saluto al mio amico Nicola Caprera di Radio Italia anni 60, che mi dà l'onore e il piacere di parteciparvi alla sua trasmissione. Mando un grande saluto al mio carissimo amico Claudio Capuano, conduttore della trasmissione televisiva in onda sulla 7 Gol del sabato dalle 12:30 alle 14 di S Rom,
dove anche lui mi ha dato l'onore di essere partecipe. Un saluto a un altro mio grande amico Roberto De Angelis, che ogni venerdì insieme a Stefano Tini mi dà l'onore nella loro trasmissione radiofonica su Stap Radio, RDA Radio 1, Radio Bomber, di partecipare a questa e la Roma. Mando anche un saluto a Filippo Biafora e Massimo Ruggeri di Pagine Romaniste della Signora in Giallo Rosso. Mando un saluto alla mia amica giornalista, ex Gazzetta dello Sport, grande tifosa della Roma, Natalia Di Porto. E continuando con i saluti doverosi, perché oltre ad essere ottimi professionisti sono grandi persone e quindi hanno tutta la mia stima, mando anche un saluto a coloro che mi hanno permesso di vivere una grande esperienza di un anno nella loro radio, ossia Roma Talk Radio, Andrea Materia e Fulvio Micozzi. E mando anche un saluto a mio amico Guglielmo Timpano di Gioco Pericoloso e Teleradio Stereo 92.7. Con questo spero di non aver dimenticato nessuno, e vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi ricordo che chi venisse a nome di queste trasmissioni che appunto ho siti, che ho appena enunciato, nell'agenzia del Magalberto, sede in via Candia 141B come Bari, pronunciando la parola magica Daje Roma Daje, avrà regalo una giocata gratuita di 10 euro, quindi veramente un'offerta imperdibile, incredibili bonus di benvenuto. Con questo è davvero tutto, vi do la buonanotte e chiudo con l'immancabile, ovviamente Daje Roma Daje. Ciao da Alberto Fiano.